appuntamento ci porta a Cascina, alla scoperta di un museo molto particolare dove ci sono documenti originali e strumenti di lavoro degli artigiani del legno. L'ha visitato per noi Silvia Ferretti. Attrezzi da lavoro che hanno accompagnato generazioni di falegnami, mobili intarsiati, foto d'epoca, quadri di artisti legati al territorio. C'è da perdersi tra gli oggetti e i documenti che riempiono le nuove stanze del Museo della Società Operaia di Cascina, interamente riallestito durante il lockdown e ora nuovamente aperto al pubblico. Raccontano la storia di una comunità che sulla lavorazione del legno ha costruito gran parte della sua identità, senza tralasciare mai la formazione scolastica e professionale dei suoi giovani, fin dal 1871, quando nella sede storica della società fondata per il mutuo soccorso nacque la scuola di disegno. Questo per istruire i garzoni, i bambini e i ragazzi che il pomeriggio andavano a imparare il mestiere del falegname nelle botteghe. Oggigiorno questa scuola esiste sempre, ha compiuto 150 anni ed è il liceo artistico di Pisa e Cascina. Qui potete osservare il primo nucleo della biblioteca. Con questi libri si andava col barroccio a distruire gli analfabeti che al tempo si trovavano a Cascina. Su una parete un manifesto ricorda la prima mostra del mobilio. Era il 1922, ad inaugurarla venne il re. Un primo importante riconoscimento per gli artigiani cascinesi, la cui fama nei decenni successivi continuò a crescere, aiutata anche da una buona dose di intraprendenza, lo testimonia la figura dell'acchiappino. Questo personaggio aspettava scendere dal treno le future coppie di sposi arrivati a Cascina per arredare la propria abitazione. Li attirava nella ditta per cui lavorava, con lo scopo di fargli acquistare i mobili, camere e sale, molto spesso riuscendoci. Ma è negli anni 60 che i mobili di Cascina diventano il sogno di molti sposini, complici anche i video pubblicitari proiettati al cinema. La città del mobile. Del mobile d'arte, quello che tu cercavi, perché l'avevi sempre sognato, fatto apposta per te. La storia però racconta anche di occasioni perdute, come quando il presidente Gronchi tentò di fare di Cascina la sede del Salone del Mobile. Ma i cascinesi bocciarono l'idea, per paura di essere copiati dalle ditte che sarebbero arrivate da tutta Italia per l'esposizione. Il Salone Internazionale del Mobile fu dirottato a Milano, dove è tuttora attivo. Storie, aneddoti, curiosità che i volontari del Museo della Società Operaia, da poco entrato nella rete nazionale dei piccoli musei italiani, saranno ben felici di raccontare, perché non vada disperso un patrimonio culturale che merita davvero di essere conosciuto.